Ciao giovani, bentornati sempre qui dal CAP, bentornati sempre qui sul canale, bentornati sempre qui. Provare dei mazzi stupefacenti e goliardici. Oggi non solo, come state vedendo, ci sono le quest a tempo limitato e occorre cigno nero nel mazzo, ma perché ho visto che su Marvel Snap Zone, mi sembra che l'avevo visto, che è un mazzo che sta rendendo parecchio, è tipo un top tier, possiamo dire in qualche modo, ma non lo so. Adesso oggi lo collauderemo e vediamo se quella Valkyria lì che sto vedendo può essere utile alla causa con tutti quei mazzi pesanti che stiamo incontrando all'interno di questo meta. Come funziona il mazzo? Il mazzo è un bounce, raga. E tra l'altro questa lista prevedeva anche Spider-M, ma io Spider-M non ce l'ho, non ci spendi token per quel spider porco. E al suo interno ho messo Ant-Man. Ant-Man mi piace parecchio giocarlo con Valkyria, perché possiamo fare di turno 6 Ant-Man e Valkyria, capito? Se non ci abbiamo, se abbiamo già giocato Hitmonkey, se abbiamo giocato Lycanthropus. E voglio vedere se bisogna, cioè riusciamo a giocarle tutte e due insieme queste due carte, perché diciamo sono le carte principali del bounce con cui possiamo fare più punti. E che Dio ce la mandi buona, raga. Nel senso, io non lo so, sono molto scettico attualmente a giocare un bounce, sapete? Non lo so, attiviamo i trigger prima che mi dimentico, sapete? Allora, Nico Minoru come carta singola, possiamo già giocare, giochiamola. Intanto ci facciamo i nostri punticini. Non ci abbiamo né Falcon né Beast attualmente, eh? Machine Ward. Schippo, frate. Che tra l'altro la cosa bella di sto mazzo è che ci abbiamo un bel po' di cose da fare nei turni finali, no? Possiamo giocare il Cigno, possiamo giocare Valkyria, possiamo giocare Hitmonkey, possiamo... Doppia Valkyria un po' inutile. E a me che mi serve tutto ciò? Disastro, vabbè. È un disastro. Devo skippare. E skippo. Non ha proprio senso giocare il cigno adesso. Doppia solo, frate. Insomma. Vabbè. Sì, ok. Molto bella questa cosa, ma... E a me che mi serve? Gioco Falcon. Dai, frate, ma come cazzo fa a briccare il bounce? Su, guarda, tutte le carte a costo 1 ce l'ho lì nel mazzo. E lì canto. E frate, ma io che cosa ti devo inventare? Ti invento questo. E poi? Che mi invento io? Ma poi cosa mi invento io? E adesso? Frate, non lo giocate? Cioè, con questa Valkyria qui mi ha distrutto. Perché devo fare? Lo fa questo. Fa schifo come play, cioè nel senso. Fa schifo come play perché? Perché c'è la doppia soul. Voglia. Come si è ritirato? Cioè, ha briccato pure lui. Bello sto primo game. Mi è piaciuto, guarda. Mi è piaciuto. Non si è capito un cazzo. Anche l'avversario aveva briccato. Molto bello oggi Marvel Snap. Bellissimo, Forge. Anzi, fammi giocare Iceman. Fammi giocare Iceman. Che cos'è, un destroy? Discard. Ok. Discard, quindi la nostra Valkyria, per che cosa può essere utile in questo discard? A parte tutto che Shadow King può servire alla causa per Miek, diciamo. Per Miek sì, può essere veramente molto utile. Però per Dracula, Dracula incanta rabbia. E se c'ha coso Morbius, non gli faccio niente né con Valkyria né con Shadow King, perché è un effetto ongoing. Beh, frate, fammi Beast. Me li riprendo. Che devo fa? Insomma, che mi giochi tu lì? Ok, il collector mi piace. Il collector mi piace. Ora. Ma guarda, frate, ma dai, ma dammi Lycanthropus o coso, Hitmonkey adesso. Non mi dà Falcon. Che ti invento un Falcon? Questo? Shadow King non lo faccio adesso, sai. Fammi giocare a Falcon qua, dai.
Bello, frate. Shadow King ci sta a pennello lì sul Nexus. Ci sta a pennello. Però mi devi dare le carte, frate. Non ti azzardare a darmi una carta a drop 1. Non ti azzardare, frate. Dai. Ok. Adesso ragioniamo. Ora possiamo pensare di fare. E lui come fa a distruggerla con le wing da giocare adesso? Quindi direi Lucio a Prio. Oppure gioca Modok adesso. Quindi io potrei pensare di fare mezzo Predict. Così. Insomma. Non è che mi gusta così tanto l'idea. Vai, fate. Ok. Sì. E Shadow King ristabilizza tutto. Ok. Ora la cosa che mi verrebbe da fare proprio fare questo. Cioè usare Licantropus e non usare Valkyria. Io suppongo che qui. Oddio. Ma non sarebbe malvagio però farlo. Frate. Aspetta un attimo che mi sta avvenendo un'idea. Proviamo. Tanto apri ancora lui, eh. Lui c'ha 7 carte perché? Perché è pieno di swarm? E 7 carte riempie tutte le location. Però, se ci pensate sul Nexus, noi potremmo vincere perché abbiamo Nico Minoru, Valkyria, fa tutto a 3. Bella sta play. Molto bella sta play. Bellissimo. Il bounce, ragazzi. Me coglioni. E io non riesco a capire come ha fatto a ottenere la White Tiger. Mi è sfuggito qualcosa. Come l'ha ottenuta la White Tiger lui? Boh, frate. Non mi ricordo le giocate. Non lo so, comunque l'abbiamo portato a casa e questo è l'importante. Ma guarda tu che cosa, che combo spicy abbiamo fatto con questo bounce. Bello, mi piace. Ero molto scettico su questa cosa, però c'è da dire che l'avversario non ha trovato Dracula, non ha trovato, come cazzo si chiama, Apocalisse, non ha trovato un sacco di roba. Che, come del resto noi, perché è come Licantropus che me lo dai al turno 6, insomma. Non è delle cose migliori. No, non mi interessa. Facciamo un Iceman goliartico. Diamogli fastidio in qualche modo. Ok. Ora Hotel dell'Inferno. Molto bella questa cosa. Poi facciamo Falcon. Ce li riprendiamo tutte in mano. Ok. Dammi Ela, distruggigli Ela. Infinauta. Il Raft, ok. Ora quello che andrei a fare io. Falcon the Hood. Non gioco prima the Hood perché sennò non riesco a pescare, no? Come no? Eh no, perché c'è il demone poi. Giusta osservazione. Quindi Falcon the Hood. Mi stai dicendo? Sì. Ok. Che giochi tu? Che mazzo c'hai? Stupiscimi. E che mi stupisci, frate? E che cosa mi devi stupire? Bello Licantropus. E insomma. Oddio, non sarebbe neanche male fare Shuri sul Licantropus e poi spostarcelo di nostro piacimento, no? Non sarebbe malvagio come cosa. Il problema è che non riesco a farlo. Però non penso che lui riempia adesso, no? Proviamo. Ok.
Carta letto, ok, va bene, ci sta. Blade, che scarti, Magneto. Quindi c'ho 24 punti con Ela. Il Cavaliere. Ok. Ora. Licantropus. Licantropus più... Oddio. Più Nico però. Più Nico perché mi dà il coso. Il demone. Bello Magneto. Giubile, lui si chiude. Con Giganto si chiude, frate. È gigante, come lo batto lì? Che sicuramente adesso lui mi farà Ela. Mi farà Ela. Non c'ho Valkyria. Li ho persi in tutti i modi. E diciamo che lui c'ha Ela da giocare. Perché ce l'avrà Ela. E quello che posso fare è fare Forgia, così Licantropus si sposta a sinistra. Iceman. Magneto. Demone. Hitmonkey. Hitmonkey è una merda perché non vinco. Aspetta, rifacciamo. Rifacciamo allora. Forge qui. Hitmonkey qui. Iceman qui. Ok, così sta lì. E magari utilizziamo anche Magneto. E il demone. Ma sicuramente non basta perché ci avrà Ela. C'ho 24 punti da giocare. Esatto. E ora è tutto lì. Cazzo. E io ho caricato tutto a sinistra. Peccato. Non ci arrivo. Non ci arrivo, non ci arrivo, non ci arriverò mai. Peccato, guarda lì. 20 punti, 10 punti di distacco. Cazzo. E perché pensavo che si caricasse. Cioè, pensavo, vabbè, che casuale era. È casuale era, quindi potevano benissimo andare tutte e due qui, come potevano andare tutte e due al centro. Rip, nel senso. Oh, ho finito il pass, però. Ho finito il pass, adesso proviamo il cigno nero con la sua variant. Bello. Però fino adesso non mi è dispiaciuto così tanto il bounce. Nel senso, cioè, stavamo anche giocando bene contro un Ela con Lockjaw. E potete ben pensare che è un pochino impensabile. I carti si chiama questa, vabbè. È un pochino impensabile pensare già di voler vincere o stravincere contro un Ela con Lockjaw. Nel senso, c'è molte carte forti ed è questo. Va bene, non... no. Però se è un bounce contro un bounce, la cosa va molto interessante. Ti faccio pure io cosa? Asman. Magari te lo faccio qui e magari ti faccio il demone qui. No, non è un bounce. Non è per niente un bounce, va bene. Ci abbiamo Shadow King per ristabilire tutti i nostri punti, volendo. Questo sì. Il cigno mi interessa, a me no, non mi interessa. Ha combinato. Ma perché si è ritirato? Io gli ho preso con Iceman. Gli ho fatto male, del male fisico con Iceman, per forza. Oppure ha briccato il mazzo. Ma che ne so, frate. Sto vedendo veramente cose strane in quel di Marvel Snap oggi. Quindi, boh. Può capitarmi di tutto. Può capitarmi che cazzo ne so. Pure un Mr. Negative adesso. Ok? Non è un Thanos e fino a qui io godo. Campi Elisi mi va molto bene questa cosa. Però passo. Però già una Valkyria a costo 4 a me gusta. Cioè il cigno a costo 2 voglia. Possiamo fare grandi cose. Un altro discard. Un altro è la discard. Ok. Però le ho scartato già due carte, vedi. Molto. Vabbè, frate, se si mette la location non può fare nulla. Da braccio, nel senso. Giochiamo Iceman. Sì, questo sì. E basta. Devi fa. Che cazzo ti devo raccontare, frate? Danza del pericolo.
Vabbè, almeno ci abbiamo visto per fare qualcosa di interessante, sai? Prende passo. Il cavaliere. E lui che carta c'ha adesso che può scartare? Il Corvus. Gli rimane Corvus, ricordi logica. Allora. Facciamo così. Almeno giochiamo qualcosa. Lockjaw pure. E intanto iniziamo a potenziare Hitmonkey in qualche maniera. Abbiamo a costo 1 Hitmonkey ed è molto buona questa cosa. Potremmo pensare di fare Valkyria, ma che pro? Non la farei proprio. Bello Werewolf. Vabbè, frate. Iniziamo a fare le nostre faccende, dai. È inutile che aspettiamo. Così, così e così. E poi Hitmonkey qui. E fare anche Shadow King qua, sai? Sì, lo butto. Lo butto anche perché non ha cose. Ok. Ho capito. Sai qual è il problema in tutto ciò? Il problema è sempre quella della maledetta. C'ha una carta disponibile, due adesso. Bello Forge. Bello Forge. Ma io lascerei tutto così e farei Forge Valkyria. Cioè, non mi interessa l'effetto di Forge, ma mi interessa che prenda quel gigante a forza 3 e c'è Antman, capito? Ci abbiamo Werewolf, qui sono 12 punti. Lui che cosa ha scartato? Lady Sif, Black Cat e Infinauda. Vedi, soltanto Infinauda è un problema perché Black Cat e Lady Sif sono 14 punti, ipotizziamo. E se gli vanno tutte e due nella stessa location, lui vince. Lui vince. E allora facciamo un'altra cosa. Facciamo di questo e di questo. Così che Werewolf mi va qui. E sperando di vincere sta location. Proviamo così. Cioè, forse era più giusta la play di prima. Forse era più giusta, ma così facendo, siccome io c'ho prio, insomma, mi metto anche Werewolf qui. Vabbè, tralasciando che avrei perso ugualmente. Lasciando che avrei perso ugualmente perché qui avevo semplicemente 12 punti. Perché Werewolf era 10. Avrei perso ugualmente, però, frate. C'avevi 4, 3 carte nel mazzo. 3 carte nel mazzo, tu mi giochi Dracula. Ti switcha Ela con Lockjaw, frate. Ma io che cosa ti devo raccontare? Che ti devo dire? Se non che, insomma. Punteggio tondo. Ah, fammi fare l'ultima, anche perché non voglio finire il video con una cazzo di lose. E che lose, frate, ma che lose, insomma. Ah, ma come cazzo faccio ad accettare di perdere così? Ancora G2 ce l'avevi in mano, di G2 Aven. L'ha trovata, insomma. Campelise ancora mi serve. Dai, frate. No, sono sotto shock, sono sotto un treno, raga. Sotto un treno. Sotto un treno, bello Nico. Ok. Facciamo così. Cosa mi pesca così facendo? Mi pesca un altro demone? No, che cazzo sto dicendo? Mi mette The Hood e Nico in mano, vado al 5, vado a 7. Sì. Vabbè, non mi interessa che vada a 7. Posso andare benissimo a 7 carte. Non è questo il problema. Il problema mio è che siccome lui c'ha Kraven e siccome l'ha messo sulla Fisk Tower, non vorrei che giocando in qualche maniera. Bello. E io toglierei la Fisk Tower invece, sai?
Togliere la fischietta pure perché? E perché mi può dare parecchie seccature. Questo sì. Facciamo così e facciamo così. E basta. Per il momento basta. Così ci peschiamo anche una carta. E bello forge, ok. Togliamo la fischietta pure che ci può dare parecchie seccature. Ok. Insomma, fratello, sentinella. E non pesco. Vabbè, non fa niente di questa cosa. Ora, facciamo adesso Hitmonkey? Perché non lo so. Se conviene farlo adesso Hitmonkey, ma teoricamente abbiamo il cigno, quindi possiamo fare veramente un sacco di punti. Non giocherei Hitmonkey qui, perché quello che voglio fare io è poi fare Valchiria. Quindi facciamo Hitmonkey qui. Demone. Demone. Magari fare prima Forge, no? Magari fare prima Forge. E anche la sentinella. Capito? Vediamo. Vediamo come va a finire. Ok. E ora noi come turno 5 abbiamo parecchia roba da fare. Ho perso, vabbè. Ho perso. Nel senso... perché ho perso? Perché sì, perché la mia cosa di fare Valchiria e mezzo è finita. Però io qui penso che teoricamente ho vinto su 27 punti, a meno che lui non ci abbia Shang. Allora, facciamo un'altra cosa invece, facciamo così e così. Mi serve? Cosa mi può prendere? Shadow King o Huntsman? Sì. Facciamolo qua. Sperando di trovare Ant-Man. Sperando di trovare Ant-Man ci possiamo portare a casa anche questa location in qualche maniera assurda, no? Dimmi che è un magneto almeno. Visione. Visione ragionando. Ecco qua. Perfetto. Però lui c'ha Prio. Lui c'ha Prio. Quindi io posso far benissimo così e così. Ok. No? Dovrei in qualche modo portarlo a casa visto che lui c'ha Prio. Il problema è che se lui mi sposta visione va a 10. Con magneto va a 22. Ok. Quindi qui non può vincere se gioca Magneto. Cazzo, può giocare altro, fratello? Può giocare Liot? E fratello, c'ha Shang, che ti devo fare? E che ti devo fare? Che ti devo fare? C'è la Shank. Ma vaffanculo. Bello sto bounce. Una bella merda. Che poi non è andata neanche così male, fratello. C'è più che altro sfortunati. Sfortunati per le location, sfortunati che quello mi ha fatto lo gioco Nela. Quel game ormai mi è rimasto impresso. Perché è veramente insensata come cosa, fratello. Dai, quello penso che me lo sogno la notte. Oppure anche l'ultimo game che ci ha cluggato tutto e poi ci ha fatto Shang, insomma. È un periodo un po' puzzolente per Marvel Snap, se posso dire. Poi fatemi sapere la vostra che cosa ne state pensando di questo meta attuale. Però boh, non lo so, fratello. Con le location... Che non lo so, sembra che te lo fanno apposta di certe volte ti capita veramente, cioè, quella location che serve a un tipo di mazzo, c'era l'avversario, quel mazzo lì, e ti capita la location in questione. Capito? Quindi, morale della favola, io veramente voglio sapere che cosa si sono fumati quelli di Marvel Snap Zone per mettere questo mazzo tipo top tier attualmente con questo meta. Cioè, veramente non mi è girato per un cazzo niente a me. E gira sto mazzo, va bene, quindi fatemi sapere se voi lo giocate e se vi va bene sto mazzo, però boh,
Boh, fratello, non lo so, non lo so, è tutto un po' non lo so.